per cui l'ossigenazione in generale comunque è consigliata per questo genere di vino, se si vuole fare così. Il Neradauro ha una tendenza proprio riduttiva da quando già nasce in pianta. Io già me ne rendo conto, in fermentazione do molto più ossigeno rispetto a frappato, rispetto a tutte le altre uve. Per cui, però un vino che si esprime più col tempo. Paradossalmente il Neradauro nei primi 2 anni non riesce mai a dare il massimo. È un vino che a distanza di anni o di mesi comunque definitivamente in bottiglia, soprattutto più che in cantina, riesce ad affinare un po' queste sgorbutichezze che ha in generale, e poi diventa più elegante, un po' più diciamo equilibrato in generale.